Tornano a scuola gli studenti cinesi. Dall'inizio della settimana ad oggi, nelle primarie, dove si erano registrate le maggiori defezioni, la situazione è in miglioramento, ma resta macchia di leopardo. Mentre la scuola media di primo grado, quindi la prima, la seconda e la terza media, i numeri sono sempre stati molto più alti rispetto a quelli della primaria, ora anche i bambini e le bambine della primaria stanno cominciando a frequentare le nostre scuole. Situazione in miglioramento anche alle superiori, soprattutto al Dagomari, istituto dove a inizio anno mancava il 70% degli studenti. Ragazzi cinesi stanno tornando perché inizialmente hanno fatto questa scelta tutta loro. Allora, noi abbiamo aspettato un po' per capire. Qualche ragazza ha cominciato a venire, probabilmente anche con l'idea, dicevano, mi hanno detto i professori, qualcuno ha detto no, bene, con le mascherine tutto il giorno, questo ci dà un po' più di sicurezza. Magari non portano un certificato, passano dalla presidenza, dalla vicepresidenza, spieghiamo come si devono muovere e lì cerchiamo anche naturalmente la collaborazione dei medici di famiglia, dei pediatri. Situazione simile anche a San Nicolò, altra scuola frequentata da alunni di origine cinese, dove si assiste a un ritorno alla normalità. Nelle scuole medie e al liceo sono ormai rientrati quasi tutti gli studenti. Alla primaria, dal 70% delle assenze, si è passato al 20%. Il cambio di tendenza, spiega la dirigente scolastica Mariella Carlotti, è dovuto alla fine del periodo di autoquarantena che le famiglie hanno deciso per i propri figli. Abbiamo promosso anche un dialogo con loro, spiegando che perdere le lezioni dopo il lockdown avrebbe compromesso la formazione degli studenti.